once again. Ciao a tutti, io sono Smail e benvenuti in questo nuovissimo video. Quest'oggi, come avrete potuto capire dal titolo del video, ci troviamo su Dragon Ball Z Tenkaichi Tag Team, un gioco che è praticamente la versione miniatura della serie Budokai Tenkaichi, ma che nonostante tutto mantiene la sua bellezza a parer mio. Dunque, cosa ho intenzione di fare principalmente con questa serie? Beh, mi pare ovvio, vorrei finire la modalità storia, quindi insomma un paio di video ci saranno, spero di riuscirci e insomma direi di iniziare subito. Ok, premessa, ho levato l'audio la musica principalmente del gioco, perché già è un miracolo che sto riuscendo a registrarlo, e siccome sto usando l'emulatore della PSP, insomma, quindi immaginate un po'. Comunque, confermi il nome giocatore? Sì, perfetto, sì. Ok. Qua tipo avevo creato altri due dati, non mi chiedete neanche il perché. Comunque, diciamo, ok, nuovi dati, ok, perfetto. Ok, adesso come vedete c'è la canzone. Però adesso io la levo immediatamente, perché vabbè, se no veramente sarebbe bruttissimo. Dov'è? Vedete come si sente malissimo. Però ho provato a registrare in gioco e tutto sommato non lagga tantissimo, almeno così mi è sembrato. Perfetto, dove è arrivata la musica? Direi che possiamo iniziare subito. Ovviamente io ve ne metterò una in sottofondo, anzi probabilmente già la starete sentendo. Sì, la via del drago. Vai così. Ovviamente ragazzi, tutti i personaggi li dovrò sbloccare pian piano. Se volete qualche duello tra un PG e l'altro, anzi, siccome è tag team, se ne possono scegliere due. Due contro due, insomma, non penso che si possa fare altrimenti. Comunque, leggiamo un po' quello che ci dice qua le informazioni. La vita del drago è una modalità che ti consente di vivere l'avventura originale vestendo i panni dei guerrieri Z. Ah, bello. Completa livelli uno di seguito all'altro per seguire la cronologia di Dragon Ball Z. Ok, perfetto. Guerriero sconosciuto da un altro pianeta. Via così. Sì, sicurissimo. Bene, bene. Ovviamente ragazzi, se vi piace questa serie, per forza, secondo me, vi deve piacere per forza, mettete un bel pollice in su e iscrivetevi se non siete ancora iscritti. Comunque, Goku partiva alla ricerca delle sette sfere del drago, trovandole tutte avrebbe dovuto evocare Sharon. Ok. Poi Goku incontrò molte persone durante i suoi viaggi, crescendo nella mente e nel corpo. Ok. Un giorno, dopo una durissima battaglia nel corso del 23° torneo mondiale, riuscì a sconfiggere il re Piccolo, che sognava di dominare il mondo. Aveva così riportato la pace. Tuttavia... Stiga... Perfetto, dai, non vedo l'ora di immergermi nell'azione. Purtroppo un giorno, più di 5 anni dopo la battaglia con Re Piccolo, che teoricamente sarebbe Junior, no? Aspetta, Re Junior? Junior? No, aspetta. Beh sì, insomma, quella cosa là. Ecco Radish, proprio come pensavo, gli abitanti del pianeta sono ancora vivi. Quel Kakarot, una nuova minaccia è giunta sulla Terra. Eh sì, ora ti faccio vedere io che è la minaccia. Nel frattempo, Goku era diretto alla Kame House insieme al figlio Gohan, nato da riunione fra lui e Kiki. Durante il tragitto però, Gohan è caduto dalla nuvola d'oro e Goku si è messo alla sua ricerca. Che poi, pensavo fosse nuovo la Speedy, eh. Vabbè, nuvola d'oro, ok. Dove sei? Che fine hai fatto? Oh no, che disastro. Minchia, vorrei tanto avere la voce di Goku, del grande Paolo Dorisi. ok, tieni duro Gohan, papà sta venendo a prenderti. Bello. Sì, giusto, trova Gohan. Ok, le missioni vengono assegnate nei livelli. Una volta completata la missione, la trama procede. Perfetto, vabbè, sì, il livello viene superato. Dopo aver completato bla bla bla, premi il tasto start. Perfetto, ok. Le missioni consentono di superare i livelli. Se per caso dimentichi l'obiettivo, controlla subito qual è. Usa il pad analogico per muovere il personaggio. Ok, una volta che prendo cerchio, vai più. Ah, ok, bello. Ok, il movimento veloce consuma la laurea. Ok, quindi quello che ci ha detto il gioco è che prendo cerchio, ecco, andiamo più veloci. Buono. Ok, ecco qua il nostro posto qui. Sul campo sono collocate diverse strutture definite edifici. Premi X quando si finisce. Ma non so parlare, ragazzi. Ma comunque saltiamo tutto perché alla fine sono informazioni abbastanza basilari. Qualcosa già la sapevo io dal passato. Comunque. C'è un vecchio, ehi, chi sei tu? Sono Goku, sto cercando Gohan, eccolo là, mio figlio.
Oh. Sì. Non piangere, non piangere, dai, non è successo niente. Oh, sei un meno fortunato, il tuo papà è venuto a prenderti. Stai venendo tutto solo nel campo qui vicino. Vabbè, va. Non l'ho abbandonato, è soltanto caduto. Ah, forte con lui, grazie a questo signore. Grazie, signore. No, vabbè, ho usato la voce sbagliata, però. Non c'è di che. Ok, Gohan, forse andiamo da Maestro Mutan. Va bene. Ora che ci penso, sei caduto da molto in alto. Non ti sei fatto male? Ma come hai fatto? Non lo so. E vabbè, l'importante è che tu stia bene. Sì, ecco che l'abbiamo trovata. Diciamo che questa missione è stata la più facile di sempre. Sostanzialmente, dovevamo premere sempre XXXXX. Non pensate male quando dico XXX. Però ok. Andiamo, 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 andiamo. Su. Ecco la Game House. Qua c'è la tartarughina. Io voglio combattere. Dai, Radish. Comunque, siamo arrivati. Yuhu! Goku! Ciao, 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 ciao. Oh, chi è questo vampiro? Cos'è? Adesso fai babysitter? È mio figlio. Cosa? Tuo figlio? Sì, perché? È così strano? Saluta su. Buongiorno. Si chiama Gohan. Gohan, capisco, l'hai venuto come tuo nonno. Però non mi aspettavo proprio di vederti arrivare con tuo figlio, solo senza parole. Allora, Goku, questo bambino, bla 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 bla, potrebbe essere forte, bla bla. Ok. No, ragazzi, beh, così a furia di leggere tutti questi dialoghi si fa notte. Dovrei fare XXX sempre fino alla fine. Comunque avete, più o meno se avete visto il cartone, l'anime, insomma quello che è, problemi non dovreste averne, dovreste sapere tutto quanto. Tipo io per esempio leggendo tutte queste cose mi sto, non voglio dire no, annoiando perché alla fine Dragon Ball non annoia mai, però insomma il video durerebbe troppo e diventerebbe noioso. Comunque sconfiggi, eccolo, finalmente il nostro primo combattimento. Quando incontri un nemico sul campo si scatena una battaglia. Godi la spettacolare azione di Dragon Ball Z. Perfetto. Bla 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 bla. Eccolo là. Ciao Krillin. Beh, in questo caso è un 1 contro 1. Cosa che generalmente nel gioco, boh, sarebbe anche un 1 contro 2. 2 contro 1 e cose così. Il tuo obiettivo in battaglia è ridurre a 0 la salute del tuo avversario. Attacco in mischia. Attacco ravvicinato. Puoi attaccare in successione. Perfetto. Corpo dell'aura. Beh, queste cose qua, ragazzi, conoscendo Budokai Tenkaichi, i problemi non ce ne sono. Anzi, una cosa che mi serviva sapere, vediamo un po' se c'è. No, non c'è, perfetto. Ok, e boom, combattiamo immediatamente, ragazzi. Mamma mia, che bellissima cosa. Ecco, ovviamente, cosa faccio? Fallisco. Però, insomma, gli stavamo facendo il saterino come si deve. Boom. Ecco qua, bravo, bravo. Ok, aura, ovviamente. Ai, 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 ti pare che mi fai male? Beh, insomma, 1, 2, 3, 4, 5. Vorrei farlo fuori con una camera mia. E io so anche come si fa, non c'è bisogno che vado qua. Però mi secco troppo. Se non faccio la. Vediamo cosa è vero. La sfera Genkidama. Ma neanche, sarebbe troppo fuori. No, dai, senso. Allora facciamo la camera mia e basta. Tu vai fuori, così. Camera mia. Eh no, ragazzi, eh no, il fail. Poteva. No, vabbè. Quando si dice, volevi. Cioè. Vabbè, proviamoci adesso. Camera mia. Ah! Bella, raga, avete sentito il calo di. Ah, anzi, non calo di frame, non tanto quello, ma l'audio come è sgranato malissimo. Vabbè, può capitare, ma alla fine, per così poco, pazienza. Ok, e. Plum. È la prima missione, anzi, no, forse neanche. Sconfiggi. Vabbè, sì, missione completata, ok. Sei diventato ancora più forte, vero, Goku? Anche tu, Krillin, sono sorpreso. Bene, sta arrivando, ecco qua, ora arriva Radish. Sì, Radish, sei pronto a morire? Bla 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 bla. Saltiamo tutto, ragazzi, saltiamo tutto. Sì, Madonna, quanti dialoghi! Ok, potevo fare direttamente start, che praticamente serve proprio a saltare il tutto. Anzi, ora lo faccio. Anzi, ora non lo faccio. Non lo so, ragazzi, sono indeciso. Lo faccio o non lo faccio? Vabbè, ragazzi, se voi mi dite che posso fare start, cioè skip, io lo faccio tranquillamente. Anche se questa domanda mia è inutile. Comunque, ancora inutile, inutile. C'è Junior che è comparso. Beh, potrei anche evitare di skippare. Così almeno se compare un nuovo personaggio, in questo caso Junior, ve ne accorgete. Quindi aggiudicato. Allora, eccolo là, Radish. Perfetto. Adesso però saltiamo. Là c'è un Cyberman. No! Visto e considerato che questi esseri sono la cosa più inutile del mondo, io le parti dove li combatto non c'è bisogno neanche che li metto, seriamente. Vabbè, li ho fatto fuori e tipo ho preso addirittura il perfetto, però ovviamente mai che prendo una S, una A, insomma, questi voti. Beh, diciamo che bisogna.
soddisfare certi requisiti per prendere quei voti, però ok. Adesso dimmi che non ci sono altri Cybermen che voglio farmi Radish, ma non in quel senso, ragazzi, non pensate sempre male. Ok, Radish. Ok, saltiamo, 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 saltiamo. Ecco qua, finalmente un combattimento serio, più o meno serio, eh. Questo qua contro Radish, il Cybermen, che tipo ovviamente se la vedrà Junior, io me la vedrò con Radish a prescindere. La cosa bella dei combattimenti in squadra è questa, più o meno, cioè uno se la vede con uno e l'altro se la vede con l'altro, cioè ragazzi, capito? Mila, ma se seriamente Budokai Tenkaichi fosse stato in questo modo con i combattimenti come si chiama? A tag, va, come si chiama? In quella squadra, mamma mia, sarebbe stato qualcosa di assurdo. Magari a qualcuno può anche non piacere una cosa del genere, però ma mettiamo caso che comunque i creatori del gioco si mettono là e ti dicono, anzi non ti dicono, e ti danno la scelta a te, preferisci giocare a squadre a turni o a squadre in contemporanea? Cioè va ragazzi, sarebbe stato il gioco più bello di sempre. Piuttosto, boh, io aspetto volentieri un Raging Blast 3, ragazzi, cioè mi ispirerebbe tantissimo. E comunque, se non avete capito, non so, boh, cosa, se ve l'ho detto o non ve l'ho detto, questo non lo so. Innanzitutto, da cosa da dire, dovete sapere assolutamente questa cosa, è che chi ha visto GTA San Andreas o Left 4 Dead 2, la Minecraft, come si chiama lui, beh, sappiate che quei video li ho eliminati perché li reputavo inutili, a parte che noiosi. E inoltre, quando ho detto, sempre se ve l'ho detto, ripeto, boh, non lo so, che avrei comprato il PC, alla fine ho cambiato idea e comprerò la PS4. E già ho qualche giochino pronto per essere registrato. Però ok. Intanto io tipo stavo perdendo tempo col Cyberman mentre parlavo a caso. Ok. Intanto Radish è fatto fuori. Ah, finalmente una S, ragazzi. Questi sono i voti che vogliamo. Comunque, spero di essermi chiarito mentre dicevo tutte quelle cose, cioè nel frattempo combattevo e quindi magari potrei aver sparato cose a caso. Comunque, ah ok, già io morto, Radish più morto che mai, anzi al contrario, vabbè non lo so ragazzi, chi è morto di più e chi è morto di meno. Comunque, finalmente questa missione è completata. Ho capito tutto, Radish bloccato, anche se è abbastanza inutile come personaggio a parer mio, vabbè ok. Ok. Perfettissimo, arrivo nei 6 anni. Ovviamente questa missione la vedremo nel prossimo video che andrò a fare su questo gioco e vi assicuro che non mancherà. Beh, allora che dire, da Smen è tutto, ciao a tutti e alla prossima!